Oggi sei alla Gaber, c'è un evento per ricordare la giornata delle vittime della criminalità organizzata. Noi assisteremo a tutto l'evento tranne al momento in cui parla Maroni. La parola al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Prego, Presidente. Caro Presidente, autorità, gentili signore e signori, ma soprattutto cari ragazzi, partecipo con grande piacere e sincero interesse a questa cerimonia celebrativa dell'impegno contro la criminalità organizzata. Allora, oggi qua in Regione è stata organizzata una giornata per il ricordo delle vittime di mafia. La cosa puzza un po' di propaganda, di vuota cerimonia, se pensiamo al fatto che nel bilancio regionale sono stati stanziati solo degli spiccioli per la lotta alla mafia. Parliamo di 200.000 euro, che è veramente poca cosa. E allora che senso ha fare queste giornate se poi non c'è un impegno concreto economico tutti i giorni? Perché lo contestiamo? Perché da quando siamo nelle istituzioni, ma anche ovviamente prima come attivisti Movimento 5 Stelle, riteniamo che o si fa seriamente lotta alla criminalità organizzata o si sta dalla loro parte. In questi mesi in Commissione Antimafia abbiamo denunciato infinite volte la presenza di queste zone grigie che sono il grosso del potere della mafia all'interno delle istituzioni. Abbiamo anche fatto l'audizione con l'ingegner Rognoni, che adesso è stato arrestato, dichiarando, ed è tutto a verbale, che bisognava fare seri controlli agli appalti pubblici, Expo in particolare, ma non solo, Pedemontana e tutti gli altri, e siamo sempre stati inascoltati. Ci sono 70 capi di imputazione che la magistratura sta vagliando, ci sono 11 persone arrestate, io non credo che la magistratura abbia operato in questa maniera sulla base di semplici sospetti, è vero che noi dobbiamo aspettare il lavoro della magistratura, ma penso che quello che sta avvenendo in queste ore a Milano per quanto riguarda la stazione appaltante di Regione Lombardia, cioè Infrastrutture Lombarde, che lo ricordo dovrà gestire 11 miliardi di euro di opere, credo che sia veramente inquietante. Allora, arrivati alla situazione come era ieri, in cui il direttore generale di Infrastrutture Lombarde è stato arrestato, in cui la direttrice di Arexpo è stata anche lei ed è anche lei coinvolta nell'indagine di questi giorni. Allora, parliamoci chiaro, noi 5 Stelle non siamo dei visionari, abbiamo informazioni chiare, come ce le hanno tutte, che le infiltrazioni mafiose negli appalti e quindi dentro in tutti i cantieri di Regione Lombardia c'è la criminalità organizzata. Pensate che Antonio Rognoni è già indagato per gli appalti alla piastra di Expo e Maroni solo qualche settimana fa ha avuto l'intuizione, la brillante idea di proporlo come subcommissario ad Expo 2015. Allora Maroni, al pari di noi che abbiamo queste informazioni e che abbiamo gli occhi aperti su queste questioni, dovrebbe semplicemente dare dei segni forti e veri, non come delle delibere mafia free, su come intende fare lotta alla criminalità organizzata, altrimenti sono tutte chiacchiere. È indispensabile combattere la mafia e ogni forma di criminalità. La cultura della legalità è lo strumento più efficace per combattere la mafia. Ma se ci si ferma a questo livello, sono soltanto parole e le parole devono essere confermate.